Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il settimanale di TVR Tele Italia che ci porta all'interno del Consiglio regionale. Un tema che può unire in un certo senso quelli che sono gli argomenti odierni potrebbe essere quello del bilancio e della sanità. Però andiamo a vedere quelli che sono i titoli. Perché come primo argomento c'è il rendiconto generale per l'anno finanziario 2021 che è stato illustrato in aula e approvato a maggioranza. Poi si parla della clinica di riabilitazione toscana, anche in questo caso è stato presentato il bilancio sociale del 2021 e poi un libro. Un libro, La battaglia di Carolina Marconi, il libro ha per titolo Sempre con il sorriso. E quindi come primo tema affrontiamo il rendiconto generale per l'anno finanziario 2021 che è stato illustrato in aula e è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale. I numeri ve li diamo in sintesi, quelli del rendiconto, le previsioni definitive hanno determinato entrate e uscite pari a oltre 17 miliardi e 527 milioni di euro per effetto delle previsioni iniziali stimate in più di 15 miliardi. Per quanto riguarda invece l'ammontare dei residui attivi si attestano a circa 4 miliardi di euro, analogamente il totale dei residui passivi va oltre 5 miliardi e mezzo di euro. In conclusione diciamo così che al termine dell'esercizio finanziario 2021 è risultato un saldo finanziario positivo di poco più di 346 milioni che a fronte di un avanzo vincolato di 1.872 milioni determina però un disavanzo di amministrazione nell'ordine di 1.526 milioni da evidenziare però come progressivamente dal 2019 al 2021 il disavanzo di amministrazione sia stato ridotto. In Commissione Controllo abbiamo esaminato come nostro dovere il rendiconto su cui si è espressa in maniera molto dura e molto netta la Corte dei Conti con il giudizio di parifica. Il disavanzo complessivo della Regione, nonostante migliori, resta il quinto in Italia, oltre 1,5 miliardi di disavanzo, ma soprattutto c'è un rapporto non corretto fra la Regione e le aziende sanitarie. In particolar modo la Regione acquisisce mutui che dovrebbe rigirare il sistema sanitario e in realtà trattiene i soldi, costringendo le ASL o anticipazioni di tesoreria o addirittura a contrarre nuovi mutui. Il che vuol dire aumentare i costi. In più è emerso con forza un problema di regolamentazione del personale dipendente degli organi politici dell'amministrazione regionale su cui dovremo porre rimedio, peraltro con una legge ormai risalente nel tempo al 2009. Infine sono state poste in evidenza alcune criticità ritornanti sia dal punto di vista della gestione degli investimenti, perché ciclicamente alcune opere vengono messe nel piano degli investimenti ma in realtà non trovano mai attuazione, e soprattutto problemi relativamente sia al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio utilizzando dei fondi non corretti, ma soprattutto il rapporto con alcune società partecipate che presentano situazioni economico-finanziarie particolarmente complesse. Ma il rendiconto generale 2021, se considerato anche rispetto al quadro, al contesto in cui l'esercizio finanziario si è svolto, cioè con una pandemia che ha colpito duramente anche il nostro territorio, presenta conti che sono buoni, che sono accettabili, che anzi rispetto ad alcuni valori sono in netto miglioramento rispetto alle situazioni degli anni precedenti. Il risultato di esercizio, il risultato di amministrazione chiude con 346 milioni di positivo, c'è una tendenza anche al recupero di le vicende pregresse che sta continuando e che pone anche il bilancio della Regione in terreno di sicurezza. Ci sono altre partite, quelle del costo del personale, degli investimenti, che segnano valori di assoluta coerenza con quelle che sono le disposizioni normative. Fra l'altro il bilancio, il rendiconto generale 2021 ancora tiene conto del fatto che per scelta politica ormai dal 2013 questa Regione non ha più aumentato tasse e imposte, quindi ad invarianza della pressione fiscale. È uno sforzo notevole che anche quest'anno sarà reso ancora più arduo dal fatto che le spese per la pandemia incideranno ancora molto. Però ecco, diciamo che il bilancio gode di una buona salute, la gestione prudente, oculata e ci fa guardare con ragionevole
fiducia anche agli esercizi dei prossimi anni. Ma è importante certificare il rendiconto di gestione, è l'atto più importante di un Consiglio regionale che dimostra la salute finanziaria ed economica di una regione, che lascia autonomia alla politica di definire le proprie programmazioni, raggiungere i propri obiettivi, quindi un atto fondamentale, e credo che insomma la verifica e il controllo che fa la Corte dei Conti sia un atto dovuto, una legge che consente un duplice occhio fondamentalmente tecnico e politico, e credo che il passaggio in Consiglio regionale dimostri quanto poi la solidità finanziaria della nostra regione ci mette nelle condizioni di presentarci in maniera strutturata e solida a una stagione, quella di settembre, dove servirà assumere decisioni e responsabilità molto importanti per contrastare una crisi senza precedenti che sicuramente c'è nel nostro Paese. Ma molte partecipazioni proviamo anche a venirne fuori, dobbiamo consentire al mercato di avere delle opportunità, di giocare una partita nuova, dove la Regione ha svolto negli anni un ruolo che magari oggi non le compete più per il cambio anche del mercato e della normativa. Nel contempo il quadro sanitario sta rientrando, diciamo, nei canoni della normalità dopo gli effetti del Covid, che sono innegabili. C'è stata una parte di aiuto che è arrivata dal governo Draghi, fondamentale, e poi c'è credo un bisogno, una necessità, un equilibrio, tenere i conti in equilibrio. Questo è il dovere delle nostre aziende sanitarie, ma che credo che insomma in questi anni hanno dimostrato di saper fronteggiare una crisi, di mantenere un livello e uno standard alto dei propri servizi, e credo che questo sia comunque un elemento positivo per la nostra regione. In questo momento fare una valutazione su quelli che sono i conti della Regione Toscana è un'impresa che più ancora del Consiglio purtroppo ha riguardato la Corte dei Conti, con le innumerevoli osservazioni che sono state mosse, specialmente riguardo le criticità legate al comparto sanitario. Comparto sanitario che ha già sofferto duramente 2 anni, e insieme ad esso tutti i cittadini che adesso si sono rivolti. E quindi credo che fondamentalmente il giudizio negativo non è espressione di una visione politica, ma oggettivamente di un'azione che è stata portata avanti in maniera, come più volte abbiamo detto, disordinata, delle volte poco concreta, e legata a interessi e questioni che poco avevano a vedere con gli interessi primari che invece la Giunta avrebbe dovuto tutelare. Per quanto riguarda il rendiconto, abbiamo appunto sollevato tutte le stesse perplessità che abbiamo sul sistema delle partecipate, i costi della sanità, i derivati, la capacità di spesa, che diciamo ci lasciano alquanto perplessi. Vero è che il disavanzo sostanziale sta calando, ma al tempo stesso vediamo che sta peggiorando la situazione economico-finanziaria delle aziende sanitarie locali. Tutto questo ci lascia piuttosto preoccupati, anche e soprattutto per il sistema delle partecipate. Noi vorremmo una razionalizzazione che vada in armonia con quanto stabilisce il decreto Madia, ma in realtà non è così neppure per la Regione Toscana, anzi abbiamo ancora degli esempi di doppioni di partecipate. Noi tutto questo dobbiamo evitarlo, così come dobbiamo affermare forte e chiaro il ruolo centrale del Consiglio regionale, ed è per questo che è necessaria un'attività adeguata di staff che siano in grado di supportare specialmente l'azione dei consiglieri di opposizione in quella funzione di controllo che praticamente, come ho detto in aula, è la sola che sostanzialmente rimane, visto che purtroppo non posso che notare l'attuazione precaria di molti atti di indirizzo, di molte mozioni che vengono approvate dall'aula. Quindi per noi stessi, come consiglieri di opposizione, i margini di azione sono veramente limitati. Parliamo di un altro bilancio, quello della clinica di riabilitazione toscana di Terra Nuova Brazzolini, la CRT, è ormai giunto alla 5ª edizione. La clinica di riabilitazione è una società per azioni a prevalente capitale pubblico, è diventata nel frattempo il punto di riferimento proprio per le attività di riabilitazione funzionali di tutta la Toscana meridionale, oltre che peraltro parte integrante del sistema sanitario regionale e del sistema di ricerca nazionale nel settore. In continuità con il percorso di comunicazione, dialogo e trasparenza intrapreso, il bilancio 2021 appunto è stato presentato all'interno della sede del Consiglio regionale della Toscana. Ricordiamo che sono 13 le linee di ricerca tutte nel settore della riabilitazione, ed è nata una fondazione dedicata proprio alla ricerca in riabilitazione. Eccellenza in Toscana ormai ci ha abituato bene negli anni passati, il
centro di riabilitazione toscana è da sempre un fiore all'occhiello della nostra sanità, insomma poche regioni possono vantare di avere una clinica di riabilitazione, in questo caso fra l'altro all'interno dell'ospedale della Gruccia, è a capitale mista, partecipazione chiaramente maggioritaria da parte del pubblico, questo la colloca secondo noi in una filiera di spostamento dall'ospedalizzazione al territorio, cioè le persone hanno più bisogno di uscire dall'ospedale, di essere presi in carica da strutture che come questa. Il fatto di presentare un bilancio sociale significa rendicontare agli stakeholder, quindi a tutti i portatori di indirizzo, di interesse, non solo un bilancio con i numeri, ma quanto questo bilancio ha portato, ha impattato nel tessuto sociale economico di quel territorio. Insomma, siamo contenti di presentarlo ancora una volta in Consiglio regionale, complimenti al Presidente, al Direttore, a tutti gli operatori di quella struttura che anche in un momento molto molto difficile come quello del Covid hanno saputo investire ancora in qualità. Siamo poche realtà toscane, siamo solo tre, una a Volterra, una a Firenze e una nel Valdarno, e vogliamo significare anche in questa sede, lanciare anche sempre più il messaggio che la riabilitazione è un punto ormai di non ritorno nel percorso di prevenzione, cura e riabilitazione. E purtroppo c'è tanto, tanto, tanto cammino ancora da fare. La Regione Toscana in prima persona ovviamente è quella che è padrona della programmazione e delle soluzioni anche di carattere clinico e sanitario. L'interruzione dovuta al Covid ha dato un colpo ancora più grosso, se ce ne fosse stato bisogno, alla capacità riabilitativa ospedaliera della Regione Toscana. Bisogna ripartire, e ripartire da dove? Proprio da qui. Che presentare questi dati, quello che è successo in questi ultimi anni nella nostra piccola realtà, è un mezzo per poter diffondere questa esigenza. Perché oggi si investe in riabilitazione meno dell'1% di quanto è stanziato per il servizio sanitario regionale. E penso di poter dire a ragion veduta che c'è tanto cammino da fare. Il CRT è un centro fondamentale nella rete dei servizi sanitari e sociali dell'azienda Toscana Sud-Est e di tutta la regione. È un centro in cui si fa riabilitazione, ma non solo, si fa cura riabilitativa e insieme ricerca. Si mettono insieme le più alte professionalità con le più alte tecnologie e soprattutto si fa percorso di vita e di salute dei pazienti. Percorsi clinici strettamente integrati con le nostre strutture sanitarie ospedaliere, l'ospedale del Valdarno all'interno del quale il CRT si trova, collegati con i servizi riabilitativi territoriali e anche con i servizi sociali. L'obiettivo con loro e con noi è quello di dare alle persone anni di vita qualitativamente validi, recuperare i deficit che possono aver avuto da patologie, compreso il Covid con cui stiamo combattendo ultimamente. Il tutto nell'attenzione anche all'equilibrio economico-finanziario, nell'attenzione alla ricerca, nell'attenzione al percorso di vita di queste persone. Obiettivi comuni da portare avanti con serietà e impegno e condivisione. Alla CRT, che è una struttura integrata nella rete riabilitativa della Toscana Sud-Est in grande collaborazione con la ASL, abbiamo molto creduto sulla parte della ricerca e dell'assistenza, e questo connubio tra ricerca e assistenza ha consentito di portare all'interno di tutta la rete riabilitativa aziendale e soprattutto dentro la CRT sperimentazione e miglioramento delle cure riabilitative. Quindi oggi nella CRT e anche nelle altre sedi possiamo vantare l'utilizzo di metodiche di riabilitazione che sono indubbiamente all'avanguardia, come l'utilizzo dei neuroni specchio piuttosto che la stimolazione elettrica transcranica, tutte modalità che servono per potenziare il recupero dei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. In particolare nella CRT, su decisione aziendale, abbiamo concentrato tutte le gravi cerebrolesioni acquisite, quindi il nostro punto di riferimento aziendale per l'unità gravi cerebrolesioni acquisite è all'interno della CRT, dove l'expertise ha raggiunto dei livelli di eccellenza e dove oggi i nostri pazienti residenti nella Toscana Sud-Est possono trovare un inizio di percorso qualificato per poi dopo
proseguire nella rete riabilitativa aziendale fino al rientro a domicilio, proprio nell'ottica del massimo recupero della disabilità. La battaglia più difficile è quella contro la malattia, un viaggio doloroso, lungo e dalla meta incerta, ma intriso di speranza e di amore per la vita che Carolina Marconi, attrice e showgirl, racconta nel libro Sempre con il sorriso, la storia della mia battaglia più difficile, un cammino che la protagonista affronta passo dopo passo a partire dal momento della scoperta della diagnosi, affiancata dal suo compagno e dalla sua famiglia. Il libro è stato presentato nella sede del Palazzo del Pegaso. Ancora una volta il Palazzo del Consiglio regionale si apre al mondo esterno con i suoi problemi, le sue storie, le sue vittorie, come quella di Carolina Marconi, sempre con il sorriso, una battaglia vittoriosa contro una delle malattie che purtroppo colpiscono troppe donne. E noi siamo qui anche per sensibilizzare su questa battaglia, proprio perché ci deve essere l'adeguata conoscenza e l'impegno istituzionale per cercare veramente di fare di tutto per sconfiggere il male, anche questo male. Presentiamo questo bel libro di Carolina, che è un libro di grande speranza, di grande forza, di una tragedia purtroppo che colpisce tantissime donne nel nostro paese e non solo, e però c'è stata la forza di reagire, la forza di andare avanti, la forza di sperare in qualcosa di meglio, e oggi Carolina è con noi a raccontare questa sua esperienza, che è un'esperienza che tocca tantissime donne purtroppo, ma che è un'esperienza di grande forza, di grande volontà, di grande speranza, di grande fede, di grandi valori. E oggi viene a presentare nella massima assise istituzionale regionale, proprio per lanciare un messaggio, che è questo messaggio importante che vogliamo trasmettere a tutte le donne. In fondo la cultura è proprio questo, diffondere dei messaggi positivi, dei messaggi di forza, e noi oggi molto modestamente cerchiamo di farlo in questa bellissima sala. Innanzitutto per me è un onore essere qui e grazie per darmi sempre la possibilità di parlare della mia storia, della mia battaglia più difficile, e sempre col sorriso. È un inno alla vita, e parla di speranza e di come ho affrontato sempre col sorriso questa situazione. Io non dico che sono malata, ma è una situazione da risolvere, perché già la parola ti la rende meno pesante. È un libro che parla anche del tempo, che uno pensa di essere eterno, ma non siamo eterni, perché se dovete fare qualcosa fatela subito, è quello che dice il libro. E con il libro di Carolina Marconi si conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni. Grazie per averci seguito.